Silviembre, ci troviamo in un setting diverso e soprattutto oggi il focus è il fitness. Quindi ho pensato di regalarvi e farvi provare un allenamento di Bloomwell, uno con il mio metodo di allenamento, un allenamento forza 50 minuti, così che possiate provarlo e divertirvi insieme a me. Vi do un primo mega spoiler: dal 1 ottobre non sarà più possibile iscriversi a Bloomwell, quindi soltanto chi avrà dopo il 1 ottobre un abbonamento attivo potrà poi rinnovarlo per i prossimi mesi. Riapriremo le iscrizioni, non si sa bene quando, ma quando lo faremo avremo una mega gigante grandissima novità e Bloomwell diventerà ancora più fantastico. Quindi, per assicurarvi il vostro posto in Bloomwell e continuare ad allenarvi con me, ma soprattutto seguire anche tutti i percorsi dei nostri coach, entrate ora, così da non perdervi nessun nuovo contenuto. Vi lascio al workout, buon allenamento, spero di vedervi in Bloomwell. Ciao, benvenuti in questo nuovo allenamento lower body. Iniziamo subito con il riscaldamento, quindi parto da in piedi e sollevo una gamba, piede a martello, porto il ginocchio avanti, apro lateralmente, intrarotazione e chiudo. Porto il ginocchio dietro il ginocchio della gamba in appoggio e torno su. Cerco di farlo mantenendo l'equilibrio, quindi apro, ruoto e chiudo portando il ginocchio dietro il ginocchio della gamba in appoggio. E l'ultimo, su, piede a martello, apro l'anca, ruoto, sento l'attivazione del gluteo e chiudo e giù. Cambio, facciamo lo stesso dall'altro lato. Ovviamente, se ne sento necessità, posso appoggiare una mano al muro per sostenermi. Quindi da qua, gamba leggermente flessa, porto su, ben sul ginocchio, piede a martello, apro, apertura dell'anca, ruoto, attivazione del gluteo e chiudo, portando il ginocchio dietro il ginocchio della gamba in appoggio. In questo mi permette di allungare anche il medio gluteo della gamba in appoggio e torno su, apro, ruoto e chiudo, due e su, apro, ruoto e chiudo, tre. Ok, continuiamo con un pochino di attivazione dei glutei, quindi rimango in piedi e scendo in squat fino a una accosciata completa. Mi muovo un pochino nelle gambe. Mi prendo le punte dei piedi e allungo le gambe, quindi mi ritrovo in questa posizione. Ho solo allungato le gambe, la schiena è rimasta ferma e da qua salgo su. Lo facciamo altre 4 volte, quindi da qua scendo, prendo le dita dei piedi, allungo e salgo su. Quando salgo su, attivo il gluteo e salgo con il busto bello duro, bello dritto. Quindi scendo, prendo le punte dei piedi, allungo le gambe e da qua busto dritto, attivo il gluteo e su. 3. L'ultimo, scendo, prendo le punte dei piedi, allungo e salgo su. Ok, vado indietro, facciamo dei RDL camminati, quindi da qua punto il tallone, piego la gamba dietro, porto il sedere indietro, quindi mi fletto in avanti e raggiungo, facendo 3 molleggi, la gamba tesa avanti, 1, 2, 3, ok, salgo su, sempre busto dritto, non gobbe, qua appoggio, piego, portando indietro il bacino, 1, 2, 3 e su.
attivo i glutei, mi concentro sui glutei. Quindi concentrazione sui glutei, vado indietro, piego, 1, 2, 3 e su. Ok, l'ultimo e giù, 1, 2, 3 e su. Ok, quindi torno indietro sul tappetino, scendo in accosciata completa. Da qua butto giù un ginocchio, se non ce la faccio facendolo rimanendo in piedi, appoggio le mani a terra. Quindi butto giù un ginocchio e cambio, butto giù l'altro. Quindi lo posso fare o tenendomi con le mani, quindi da seduta, oppure se riesco anche rimanendo in accosciata. Ok? Continuiamo, ne facciamo altri 3 per lato. 2 e 3. Ok, vado indietro. Mi siedo. Da qua porto le gambe molto vicino al corpo. Mi tiro su, passo dalla cosciata e vado avanti con le ginocchia. Ok? E torno indietro. Avanti, le ginocchia si chiudono davanti a me, quindi dalla cosciata praticamente appoggio le mani e chiudo le ginocchia. Vanno in mezzo alle mani, chiudo e dietro. Chiudo e indietro, l'ultimo, chiudo e indietro. Ok, da qua poggio le mani e allungo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in pike. Cammino nei piedi, quindi passo dalla pianta alla punta e allungo tutta la catena cinetica posteriore. Ok, da qua porto una gamba avanti in un bel affondo profondo, lo molleggio un pochino, se non riesco a tenere questa profondità appoggio il ginocchio e mi tiro su. Qua l'idea è quella di spingere le creste iliache, quindi il bacino, verso il basso, ok? Sto direzionando il mio bacino verso il basso in avanti, facendomi aprire tutta l'anca della gamba dietro, ok? Quindi da qua punto il piede, vado indietro, chiudo un pochino la stance, vado indietro e allungo la gamba avanti, piede a martello. Mi raccomando qui il bacino orizzontale, quindi parallelo alle gambe, non aperto. Qua in questa posizione può sembrare che si stia strecciando di più la gamba, però è una posizione scorretta per la postura. Quindi mi raccomando, quando siete in questa posizione, bacino dritto. Così e non così. Molto molto importante. Ok? Quindi siamo qui, torno avanti, appoggio le mani, passo dal plank e porto l'altra gamba avanti, sempre in un affondo bello profondo. Ok? Molleggio come prima. Ok, da qua salgo un pochino su oppure appoggio il ginocchio e tengo questa posizione dove spingo il bacino, le mie creste iliache in avanti verso il basso e sento l'apertura qua. Ok, ok, appoggio la mano, vado indietro, stesso discorso di prima,
bacino parallelo alle gambe, non mi apro, rimango bella dritta, bella chiusa. Ok, ci siamo quasi, torno avanti, passo sempre dal plank e cammino indietro, allargo i piedi e vado a sedermi nei piedi tenendo le mani avanti. Ok, allungo e vado avanti in quad. Ok, quindi da qua, dalla quadrupedia, pike e giù. Ok, facciamo un pochino di mobility dinamico, quindi da qua su in pike e vado avanti in quadrupedia. Attiviamo anche il cuore e le spalle, il corpo si muove tutto in un unico movimento, tutto insieme, non siamo fatti separatamente. Quindi su quad, su, giù, facciamo l'ultimo, su quad, pike e giù. E ok, siamo pronte per passare alla fase di attivazione muscolare. Quindi andiamo ad attivare un pochino i nostri glutei, soprattutto perché questo sarà un allenamento molto strong. Quindi faremo due esercizi dalla stessa posizione, dal pike, e faremo dei glute activators in pike. Quindi da qua punto i piedi, vado su, quello che faccio è puntare la punta del piede, flettere leggermente la gamba, quindi non fatemelo così, ma su, giù, ok, gamba bella attiva, da qua porto indietro il piede e allungo, e da qua piede a martello scende, punta sale. Ci sono l'inquadratura? Sì, più o meno. Quindi piede a martello scende, punta sale, ok? Lo facciamo 5 volte. Dovreste sentire tutto il lavoro nel gluteo, e quindi su, parto da tesa e giù, piede a martello, punta sale, 1, giù, su, giù, su, mi raccomando la gamba in appoggio flessa, 4, l'ultimo, 5, ok, giù, passo un attimo da una posizione neutra dove riprendo fiato, respiro un secondo e facciamo cambio gamba, stessa cosa, e quindi dal pike, su, punto il piede, la punta, fletto la gamba in appoggio bella morbida e parto da tesa, scende il tallone, sale la punta, 1, tallone, punta, 2, lento, sentite il gluteo, 3, giù, su, 4, giù, stendo, 5, ok, giù, perfetto, e questo ce lo siamo fatte. Abbiamo iniziato a sentire un pochino i glutei in una posizione leggermente diversa. Ora torniamo sempre in pike e invece di piegare la gamba facciamo dei leg lifts, quindi la solleviamo e la portiamo giù tesa. Quindi dalla posizione di pike, stessa cosa di prima, punto il piede, gamba flessa, stendo la gamba, da qua porto giù e torna su. Quando la porto su, la apro leggermente verso il lato e giù, gamba tesa.
ok? Perfetto. Quindi di questo ne facciamo 8. Pronte? Stessa posizione di prima. Facciamo movimento lento e controllato in modo da sentire il lavoro nel muscolo. Concentriamoci nella gamba. Pronte a partire? 3, 2, 1. Let's go. E quindi stendo e giù. Contraggo. Su, porto verso il lato. 1. Gamba te, piede teso. 2. Punto alla punta del piede, 3, 4, apro lateralmente, sempre in alto ma verso il lato, 5, 6, 7 e 8, ok? Attivazione glutei bella impegnativa, cambio lato e facciamo la stessa cosa, quindi 3, 2, 1, go, da qua stendo, prendo verso il lato e chiudo, 1, mi metto per così per farvi vedere l'apertura leggera verso il lato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi raccomando respirate, l'ultimo, 8, ok, warm up e attivazione terminata, siamo pronti ad iniziare il nostro allenamento. Iniziamo questo workout con una serie di affondi camminati. Io vi consiglio di farli con un peso sopra la testa. Potete anche utilizzare un bastone, il manico di una scopa, perché serve per aiutarci a controllare il movimento attivando l'addome e le spalle. Quando si terrà il peso, il manubrio, il bastone, qualunque cosa, sopra la testa, mi raccomando, andate in spinta, quindi non lo sto tenendo così, ma dura, e questo vi attiverà automaticamente anche l'addome. Ultimo consiglio e tip: quando facciamo l'affondo, non mi lancio avanti, ma affondo, baricentro centrale, quindi trovo il mio baricentro fra le gambe e scendo. Ovviamente avrò il peso sopra la testa, qualunque cosa reggerò, e avanti, ok? Li facciamo camminati, ne facciamo 3 andate e ritorno 3 volte, quindi 18 in totale. Diciamo, direi che possiamo iniziare. Let's go! Quindi recupero i miei manubri, potete anche utilizzare un disco, parto da in fondo al tappetino, su, da qua spingo, vedete come mi sono incassata, e partiamo. E let's go. Poggio il piede, baricentro e giù. 1, 2, 3. Se voi avete spazio per farli tutti lunghi, è meglio ancora. 4, 5, 6. Se non avete spazio potete farli anche sul posto, e quindi 7, 8, 9,
o a 2-2. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e l'ultimo 18. Ok, giù e pausa. Ok, pronta a ricominciare? Come avrete notato, un esercizio allenante anche per le spalle e l'addome. Ritroviamo la posizione e let's go. E 1, 2, 3. Scendo, salgo in alto e non avanti, non mi lancio avanti, da giù, su, in alto, scendo in mezzo, salgo su. La spinta è verso l'alto, non verso avanti. 7, 8 e 9. Dai che ci siamo a metà. E 10, 11, 12, gli ultimi due, 13, 14, 15, gli ultimi tre, dai, 16, 17, 18, ok, lascio, sciolgo, pausa, pronte per l'ultimo giro. Ultimo giro, pronta a partire? Let's go, portiamoceli a casa. Mi raccomando, spinta con le mani e un passo giù in mezzo, salgo verso l'alto e chiudo. Su e in alto, 2 e 3. E 4, 5, 6, ok, e 7,
8, 9, 10, 11, 12, teniamo duro, l'ultima andata e ritorno, e 13, 14, 15, dai dai dai, sono gli ultimi 3, 16, 17, l'ultimo, faccio spazio, e 18, ok, giù, ok. Continuiamo con una super serie composta da 2 esercizi, andremo a lavorare molto bene sul grande gluteo, quindi step up su box ma incrociato, quindi solitamente lo step up su box è questo, salgo su, quello che faremo oggi sarà farlo pulsato, quindi gamba flessa, incrocio dietro e da qua scendo, sfioro il pavimento e salgo. Scendo, sfioro il pavimento e salgo, ok? Mi raccomando, il ginocchio della gamba in appoggio deve rimanere in linea o appena dietro la punta del piede, quindi quando scendo porto indietro il bacino, non scendo così ma così, e soprattutto wobble lateralmente, non troppo, quindi non è né questo, ma incrocio e cerco di rimanere comunque in linea con il piede, ok? Subito dopo ne faremo 5 e 5 per gamba, subito dopo faremo dei single leg Romanian deadlifts, quindi Romanian deadlifts single leg significa questa posizione, quindi parto da in piedi, un piede avanti, fletto, bacino va indietro e piego il busto e salgo su, ok? Quello che abbiamo fatto durante il riscaldamento. Ci aggiungiamo però un peso e una rotazione, quindi recupero il mio manubrio, mano opposta del piede in avanti e da qua, peso giù, scendo, ruoto, allungo tutto il grande gluteo e torno su, piccola retroversione del bacino e riparto, ok? Quando salgo su mi concentro sul gluteo, ok? Anche di questo faremo 5 e 5, pronta ad iniziare con i nostri step up su box, quindi da qua scendo fin dove arrivo e torno su. Salgo, retroversione del bacino, non questo, ma soprattutto non salgo così. Cerco di mantenere la tensione costante, il piede rimane lungo il box o la sedia. Quindi vado laterale, allungo e a volte si perde anche l'equilibrio normale, torno su. 2, 3, lenta anche e soprattutto la fase di risalita, incrocio, 4, l'ultimo, incrocio, 5, bellissimo lavoro su tutta la fascia laterale del gluteo, cambio gamba e ripartiamo subito e fletto leggermente, mai gambe totalmente tesa e 1, se con la sinistra fate più fatica non vi preoccupare, è normale, 2, 3,
4 e 5, ok. Ok, 5 Romanian deadlifts con rotazione e pesetto. Quindi da qua, una gamba avanti, una gamba indietro, leggermente flessa, mano della gamba opposta a quella avanti col peso, da qua porto indietro e 1 e torno su e 2, retroversione, sento chiudere e 3 e 4 e l'ultimo 5, ok, cambio. Stessa cosa dall'altra parte, let's go. 1, 2, chiudo con la retroversione e 3 e 4. L'ultimo, 5, ok, ce l'abbiamo fatta, pausa. Ricominciare round 2 a noi due, step up, pulsati su box incrociati e quindi parto da su, pianta ben appoggiata al box e da qua incrocio, sfioro il pavimento e torno su o scendo fin dove arrivo e torno su, non mi appoggio e riparto, tensione continua. 2, 3, 4, dai che è l'ultimo, quando torno su retroversione del bacino e 5, ok, cambio gamba, io con la sinistra faccio, sono qua su, faccio un po' più di fatica perché c'è tanto anche lavoro sull'anca, quindi in questo periodo ce l'ho un attimino bloccata e quindi scendo di meno, incrocio di meno, quindi anche se non incrociate troppo non vi preoccupate, anche se sentite un pizzichino di dolore fermatevi fin dove arrivate, quindi da qua si riparte 5 e 1, retroversione del bacino in salita, non appoggio il piede ma riparto e 2
e 3, 4 e 5. Ok, vi aspetto, terminate la vostra serie e recuperiamo il nostro pesetto con Romanian deadlifts. E quindi da qua piede indietro, gamba piegata, piede avanti, gamba sempre leggermente flessa. Vedete come il mio bacino va indietro e da qua scendo e su, ruoto, retroversione del bacino, 1 e giù, 2 e giù, 3 e giù, 4 e 5. Ok, cambio, mi raccomando la retroversione del bacino in chiusura. Lo so, sembra una professoressa, ma fatto ridere infatti. Quando salgo su, retroversione del bacino, importantissima per chiudere bene il movimento. Quindi da qua, sbagliato, ok, e let's go, bacino indietro, go, 1 e su, 2 e su, 3 e su, e 4 e l'ultimo 5. Ok, pausa. Ci siamo, ultimo giro, pronte a partire, dai dai dai, forza su, ok, e quindi parto da su e let's go, incrocio e su, sento l'allungamento e retroversione del bacino, e giù, 2, 3, 4, l'ultimo, 5, ok, cambio gamba e let's go, 1, incrocio bene, 2, 3, 4, l'ultimo, sto per cadere, 5, ok, bello sentito questo, ok, respiriamo, vi aspetto, let's go, da qua,
RDL, mi raccomando, Romanian deadlifts, da qua. E let's go! Uno! E su! Due! E tre! Quattro! Cinque! Ok! Cambio! Dai che ci siamo, che è l'ultimo! E uno! Chiudo bene! Due! E chiudo bene! Tre! Schiena bella dritta, mi raccomando. 4 e 5. Ok, lascio, pausa, svuotiamo tutto che ci serve spazio. Siamo arrivate nella fase finale di questo allenamento. A volte mi piace mettere insieme alcuni elementi che abbiamo visto durante il workout per dargli un flow, un movimento più completo, in modo da farvi anche vedere, capire come gli esercizi che facciamo fanno in realtà parte del movimento umano in generale, as a whole, in complessivo. Quindi, piccolo flow che ho pensato per voi oggi. Parte dal lato del tappetino, da qua a fondo incrociato dietro, cosa che abbiamo più o meno visto durante quest'ultimo superset. Quindi da qua a fondo incrociato dietro, incrocio, trovo il mio baricentro e scendo. Da qua ruoto, mi ritrovo in uno squat bello largo, scendo, cammino indietro e vado con la schiena a terra. Glute bridge l'abbiamo fatto diverse volte durante questo allenamento, quindi salgo su. Da su facciamo una cosa molto divertente, so che adorerete, quindi punto bene questo gomito, sollevo la gamba opposta, la passo sotto, ruoto e mi ritrovo pancia a terra. Lo rifaccio. Sono in glute bridge, stacco una gamba, mi reggo con le due braccia e la gamba appoggiata a terra, passa sotto, incrocia, passa sotto il corpo, ruoto, seguo il movimento e mi ritrovo pancia a terra. E qui cosa possiamo fare? Superman, quindi da qua faccio un bel Superman, appoggio, torno indietro, cammino indietro, mi ritrovo in ginocchio, salgo su facendo un prisoner squat, quindi da qua su, su, prisoner squat e salgo, ok? Si continua dall'altra parte, quindi vado qua e faccio lo stesso flow. Rifacciamolo insieme, quindi da qua a fondo incrociato dietro, trovo il mio baricentro, scendo, ruoto, mi trovo in squat, cammino dietro, scendo in glute bridge. Se prima avevo incrociato sotto questa gamba, adesso incrocio questa in modo da finire sul tappetino, quindi salgo su in glute bridge, non l'avevo fatto, ok, da qua stacco, ruoto sotto, io
giro, mi ritrovo in Superman. Da qua salgo su, arrivo in ginocchio e salgo su in prisoner squat. Su, su e torno su. E continuo dall'altra parte. Facciamo questo circuito, questo flow libero. Vi lascio 3 minuti per farlo liberamente. Io lo farò insieme a voi. Se vi perdete non è un problema. Guardate me, aspettatemi o inventatevi qualcosa. L'idea, l'intenzione, lo scopo è muoversi. 3 minuti in cui ci muoviamo. Ok? Quindi liberi tutti, divertitevi, godetevela, 3 minuti a partire da ora. Stop, ok, cool down. Spero che questo piccolo flow vi sia piaciuto. Continuiamo un pochino a camminare. Camminiamo, respiriamo un pochino. Ok, allunghiamo la catena cinetica posteriore, quindi divarichiamo le gambe e mi piego in avanti. Ok, fin dove arrivo. Posso anche arrivare a terra, ovviamente andando avanti invece che avvicinando le mani ai piedi. Ok? Quindi appoggio le mani a terra, divaricando le gambe, magari se necessito, e mi muovo un pochino a destra e a sinistra. Mi piego da un lato e piego dall'altro.
Ok, mi giro da una parte, quindi ritorno nel mio affondo bello profondo di prima. Quello che cerchiamo di fare ora è di andare a prendere il piede e portarlo il più possibile verso il corpo. Ok, allungo e lascio, allungo e rilascio. Ok, cambio lato, mi giro, sempre in affondo, bello profondo, vado a prendermi il piede e lascio. Sentirete allungare il bicipite. Sì, il quadricipite. Ok, l'ultimo esercizio, poi vi lascio. Allunghiamo i nostri glutei, che oggi li abbiamo ben lavorati, quindi incrocio le ginocchia fra di loro, allargo le tibie e vado a sedermi in mezzo. Respiro. Tiro tutto l'allungamento in di questa fascia, quella che abbiamo allenato durante questo workout. Ok, cambio. Incrocio, allargo, incrocio, allargo e vado indietro. E mi siedo se riesco. Ok, direi che possiamo concludere qui questo allenamento. Complimenti per esserti presa cura di te anche oggi. Noi ci vediamo nel tuo prossimo allenamento. Ciao ciao!